trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Com'è nata questa biblioteca? Beh, caro Pinocchio, per rispondere a questa domanda dovrò parlare un po' di me stesso, cosa che non faccio mai volentieri. Ma in effetti, pensandoci bene, questa biblioteca parte quasi 50 anni fa. Allora, io ero studente all'Università di Torino, pedagogia, e nel corso di un seminario dedicato a prop e alle fiabe, avevo cercato un po' ingenuamente forse di verificare se la teoria di Prop, soprattutto le famose schede di Prop, si applicassero anche a delle fiabe poco note, sconosciute, però non le avevo trovate. Per cui le avevo cercate sui mercati, dappertutto, ma poi avevo messo insieme un primo nucleo di fiabe e poi sono andato avanti con la ricerca. Da qui è partita tutta la storia, perché questi libri, bellissimi, che ho trovato mi hanno affascinato fin da subito per la loro bellezza e per il loro contenuto. Però questa partenza, caro Pinocchio, dà un po' il senso di tutta la storia della biblioteca, che si è sviluppata proprio cercando di essere sempre anche un centro di ricerca. Ma sì, sembra una cosa molto seria, ma non solo, Pinocchio, non è solo un centro di ricerca, è ben di più, perché io dico che è anche un Luna Park e un labirinto. È un labirinto, perché a volte ci si perde, cioè anche nella ricerca di questi percorsi che si sovrappongono ce ne sono tantissimi, ecco. Ma è affascinante proprio per questo, bisogna anche un po' perdersi quando si cercano le cose. Luna Park perché deve anche affascinare chi viene, cioè bisogna trovare delle cose curiose, delle cose che appunto ti stimolano ad avvicinarti e provare te stesso nella ricerca. Ma come è arrivata in questo splendido palazzo? Intorno al 2000 è avvenuto un importante incontro tra la mia famiglia e l'Opera Barolo e insieme abbiamo pensato di dar vita ad una fondazione che ricordasse la figura del marchese Tancredi di Barolo e la storia di Palazzo, perché in questo palazzo furono realizzati i primi asili e anche fu sede di una tipografia storica. Ecco, la biblioteca divenne quindi la risorsa culturale principale della fondazione, alimentando il centro studi e il museo della scuola e del libro per l'infanzia. E naturalmente la fondazione si attivò coinvolgendo gli enti locali e l'università, quindi avendo un legame molto stretto con il territorio, ma guardando anche ai rapporti, sempre ai rapporti internazionali. Ma i bambini vengono qui? Certo che vengono. Vengono sia al percorso scuola, sia al percorso libro del museo. Scoprono, attraverso i materiali esposti, che voi ci siete, che avete una storia, siete interessantissimi, divertenti, affascinanti. Non solo, attraverso i nostri laboratori, no? Sono loro che fanno rivivere voi, no? Quindi, questa è la cosa più importante. Ma quanti libri ci sono qui dentro? Beh, oggi ci sono circa 20.000 libri. Libri, periodici, giochi, cioè materiale didattico. E naturalmente tutti questi libri hanno anche dei problemi, cioè devono essere conservati, devono essere catalogati. Ecco, la situazione non è sempre facile, eh? Solo una parte dei libri sono catalogati. Però ce ne sono molti, ecco, ti do ancora qualche informazione, per esempio ci sono 3.000, abbiamo parlato di libri europei, circolazione europea, ci sono 3.000 libri in lingua inglese, francese, tedesco, soprattutto oltre a quelli italiani. E poi una cosa molto importante è che oltre ai libri che facevano parte della donazione iniziale, no,
la nostra famiglia. Poi sono arrivati molti altri libri, per esempio quelli legati al Fondo Paravia. Ecco, questa è stata una cosa molto importante per noi, no? Perché abbiamo un ruolo anche per ricordare la storia editoriale italiana, una cosa molto rilevante. L'Associazione Radicale Adelaide Aglietta nasce a Torino 20 anni fa e in 20 anni ha prodotto iniziativa politica che ha cambiato il volto di questa città e lo ha fatto anche grazie a te. Spesso ci avrai visto per le strade della città nei tavoli di raccolta firme. Grazie a questo, Torino è il primo comune in Italia ad aver approvato il registro dei testamenti biologici, è il primo comune che ha approvato le unioni civili, è il primo comune che ha approvato una delibera per l'anagrafe pubblica degli eletti. Oggi puoi sapere tutto quello che accade all'interno del comune per la trasparenza, grazie a noi, grazie a te, grazie alla tua firma e quella dei tuoi concittadini. E allora facciamo vivere altri 20 anni l'Associazione Radicale Adelaide Aglietta. Dai forza alle tue idee, dai forza all'Associazione. L'Associazione Radicale Adelaide Aglietta è stata voce per chi non ha voce, per i cittadini immigrati, con il progetto di legge di iniziativa popolare Ero Straniero, sul quale abbiamo raccolto migliaia di firme che sono oggi in Parlamento e attendono la discussione appunto del Parlamento, per cancellare la legge Bossi-Fini, per riformare la legge sull'immigrazione. E poi i progetti di legge di iniziativa popolare sull'eutanasia, sulla legalizzazione della cannabis, sulla giustizia giusta, sulla separazione delle carriere dei magistrati. Ma proprio nelle scorse settimane è terminata la campagna referendaria, una delle più grandi e belle campagne referendarie della storia d'Italia, con 42.000 firme raccolte da noi ai nostri tavoli per legalizzare l'eutanasia e poi la campagna Lampo, nella quale migliaia di cittadini, decine di migliaia, centinaia di migliaia di cittadini hanno firmato per il referendum sulla legalizzazione della cannabis. Ma l'Associazione Radicale delle Aglietta è stata anche il motore di iniziative nazionali che sono diventate realtà. Pensate alle iniziative di Silvio Viale sulla RU486, l'aborto farmacologico, che oggi è legalizzato, esiste grazie al fatto che qualcuno qui da Torino, dal Piemonte, lo ha lanciato a livello nazionale. E pensate all'abolizione della ricetta sulla pillola del giorno dopo. Anche questa iniziativa, che oggi è realtà per tutte le donne, è qualcosa che è partito da qua. Ed è per questo che ti chiediamo di dare forza all'associazione, perché dando forza all'associazione dai forza a te stesso. L'Associazione Radicale Adelaide Aglietta non si occupa soltanto di Torino e di Italia, siamo anche la voce di chi non ha voce nel resto del mondo, dove i diritti sono violati, dove lo Stato di diritto non è rispettato spesso proprio dai regimi in quegli stati. Durante tutte le proteste del 2019-2020 e parte del 2021 siamo stati al fianco dei manifestanti di Hong Kong, siamo andati a Hong Kong, a fianco di quei ragazzi che stavano combattendo per ottenere ciò che noi abbiamo, cioè uno Stato democratico, per denunciare ciò che i nostri mezzi di comunicazione italiani spesso non denunciavano, cioè la graduale repressione dello Stato di diritto che adesso a Hong Kong è stato completamente distrutto dal regime cinese. Siamo stati a fianco della comunità bielorussa, delle donne bielorusse che stanno resistendo contro il regime di Lukashenko, quel regime che adesso si sta scagliando contro l'Unione Europea con l'arma più crudele che si possa utilizzare, cioè le vite umane dei migranti che vengono mandate verso il confine con la Polonia. Proprio per denunciare questo abbiamo fatto qui a Torino scalzi il viaggio dal consolato bielorusso al consolato polacco proprio per denunciare questo. Siamo stati a fianco della comunità iraniana, della comunità del Venezuela, siamo stati al fianco dei militanti LGBT dell'Europa dell'Est che arrivavano dall'Ungheria, dalla Polonia, dall'Estonia, dalla Lituania. E così siamo stati a fianco delle donne afghane, delle donne polacche per l'aborto. Abbiamo insomma cercato di mantenere al nostro interno anche quella voce internazionale che arriva dalla nostra piccola sede per cercare di portare almeno una scintilla di speranza e farci speranza per chi adesso la democrazia non ce l'ha. Buongiorno, sono Giorgia Garbiroglio, consigliere comunale del paese di Alla Dissura. Sono qui per raccontare questa piccola realtà di paese che ha vocazione turistica, nonché storica, perché è stata tra i primi centri turistici in Piemonte.
Alla Dissura è un paese abitato tutto l'anno, ci sono circa 460 abitanti, è un paese con una caratteristica particolare, cioè avere il 30%, quasi il 35% degli abitanti sotto i 30 anni. Sono tutti ragazzi che studiano, che fanno università e tornano sul territorio per rimettersi in gioco e molto spesso riprendere dei mestieri che stanno poco per volta scomparendo, invece sono stati ripresi da questa nuova generazione di ragazzi che hanno scelto la montagna. Perché la montagna, soprattutto dopo questo periodo Covid, si sta dimostrando, soprattutto la montagna di prossimità, le aree metropolitane, una scelta di vita sostenibile, intanto per la qualità di vita rispetto alle grandi città, e poi sicuramente il contesto paesaggistico che può offrire un paese di montagna è sicuramente un qualcosa che crea una scintilla in più nello scegliere una vita in un paese più piccolo e appunto arroccato tra i monti. Alla Dissura infatti sta registrando negli ultimi anni la scelta di moltissime persone cittadine che decidono di andare a viverci perché pur essendo un paese molto piccolo ha tutti i servizi dalle scuole agli autobus, non è semplicemente un paese di tipo turistico. Dopodiché c'è questo aspetto molto bello di invece aprirsi agli altri con un numero molto ampio di villeggianti storici, ma anche di alberghi, ristoranti, proposte che vengono offerte a tutti, che la rende anche molto appetibile rispetto anche ai grandi centri turistici, perché forse in certi aspetti anche economicamente più rivolto alle famiglie, più sostenibile anche come costi e come proprio dimensione degli spazi. Le attività sono sia estive che invernali, è stata di recente ristrutturata tutta la seggiovia d'arroccamento che porta alle piste da sci, tutto ciò con una vocazione anche estiva che quindi prevederà l'utilizzo delle biciclette ad una quota più alta rispetto a quella del paese, e quindi questo permette di vivere la montagna intensamente e a 360 gradi e 365 giorni all'anno. L'idea sempre di più dei paesi e delle montagne è proporsi non solo nella stagione quella classica, ma bensì in tutte le stagioni, per dire il classico autunno con il fogliage invernale in mezzo ai boschi, ai prati che cambiano colore, una volta era un mese un pochino dimenticato, invece sempre di più, anche grazie purtroppo alla situazione Covid, è una scelta invece che è stata fatta da moltissimi turisti. Le proposte sono tantissime, dalle guide escursionistiche alle bike, si cerca sempre di fare proposte nuove, i sentieri sono battuti e tutto questo in un contesto meraviglioso tra un fiume che scorre placidamente, le vette sempre assolate, i pascoli e i prati, e quando c'è la neve in un bianco totale che è davvero rasserena la mente. Quindi è un paese che consigliamo di venire a visitare a un'ora dalla città, per cui può, dalla città di Torino, per cui può valere la visita. Buongiorno, sono Sandro Baraggioli, presidente di Confservizi Piemonte Valle d'Aosta. La nostra associazione raduna le imprese che operano nei servizi pubblici locali, quindi servizi essenziali per lo sviluppo socio-economico del territorio nelle due regioni. I servizi di riferimento sono il servizio idrico integrato, il servizio di igiene ambientale, tutta la filiera dell'energia elettrica e del gas e il trasporto pubblico locale. Un settore economico centrale e fondamentale che anche in fase di pandemia, anche in una situazione di crisi economica, ha dovuto reggere l'urto di questi cambiamenti, continuando a garantire dei servizi che, ripeto, sono assolutamente essenziali. È un sistema economico vivo e forte che raduna imprese strutturate in grado di sviluppare un gran numero di investimenti che hanno ricadute significative per il territorio. I dati che abbiamo raccolto dai nostri associati, che sono 85 imprese, sono quelle di un fatturato che negli anni è cresciuto e che nell'ultimo anno ha raggiunto i 4,5 miliardi di euro.
diamo lavoro direttamente a circa 14.000 dipendenti e siamo, come dire, il punto di riferimento per i servizi pubblici locali tutto il territorio. Raduniamo all'interno imprese di matrice pubblica o imprese partecipate dalla parte privata, sostanzialmente su tutto quanto il territorio piemontese e valdostano. Le imprese in questi anni si sono attivate promuovendo una mole di investimenti particolarmente significativa. Nell'ultimo anno gli investimenti hanno raggiunto i 530 milioni di euro in un anno ed è una quantità che viene mantenuta ed è cresciuta, come dire, negli anni. Investimenti che sono andati in direzione di miglioramento del servizio idrico integrato, riduzione perdite e gestione, come dire, della potabilizzazione e del settore della depurazione, della fognatura. Investimenti significativi sulla raccolta rifiuti e tutto il ciclo fino allo smaltimento finale. Investimenti nella generazione elettrica, nello sviluppo delle reti di teleriscaldamento che sono un elemento essenziale e centrale per l'abbattimento di quelli che sono gli inquinanti nell'aria. E investimenti nel trasporto pubblico locale. Noi raduniamo la maggior parte delle imprese che operano questo genere di servizio e hanno anche il numero più significativo di dipendenti. Dicevo, 530 milioni di euro investiti in un anno è una mole di investimenti significative dirette all'innovazione. Ma l'elemento principale che ci permette di andare a guardare quelle che sono le ricadute significative sul territorio è legata alla mole di acquisti che vengono ogni anno prodotti. Nell'ultimo triennio questo sistema di imprese ha prodotto 1,7 miliardi di acquisti. In un triennio significa sostanzialmente che abbiamo all'incirca un 50% di questi investimenti che ricadono direttamente su imprese del territorio, quindi diamo lavoro e sviluppiamo un indotto, una filiera particolarmente significativa a sviluppo di piccole e medie imprese. Sul territorio piemontese negli ultimi 3 anni abbiamo sviluppato 900 milioni di euro di investimento, il che significa quasi 300 milioni di euro all'anno che sono andati a sostegno dello sviluppo economico del territorio. Settori centrali, settori in cui la ricerca e lo sviluppo sono un elemento fondamentale, sono un elemento di traino per quanto riguarda l'innovazione. Gli investimenti che stiamo facendo sull'economia circolare, nello sviluppo di una serie di infrastrutture ed impianti che consentano un pieno riciclo e riuso della materia, il riciclo sostanziale fondamentale che avviene anche nel recupero dell'energia che avviene attraverso le centrali per lo sviluppo del teleriscaldamento, porta una città come Torino ad essere leader a livello europeo per quanto riguarda lo sviluppo appunto di questo settore. Le nostre imprese sono direttamente e fortemente collegate a quelli che sono dei benefici di sviluppo e di sostenibilità economica e sono un elemento centrale anche nella nuova programmazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Vi ringrazio, buona giornata a tutti quanti. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.